Ciao ragazze, in questo video voglio proporvi delle ricette super golose da preparare per le feste. E la prima ricetta che vi propongo sono i classici, amatissimi biscotti realizzati con la pasta frolla. Per prepararla vi serviranno soltanto 300 g di farina, 150 g di zucchero, 200 g di burro e 3 tuorli. Mentre per la decorazione serviranno soltanto 150 g di zucchero a velo e un albume. L'unica cosa che dovete fare è andare ad unire tutti gli ingredienti. Io utilizzo lo zucchero di canna che aggiungo alla farina, aggiungo i tuorli, poi metto il burro tagliato a pezzettini leggermente ammorbidito e vado semplicemente ad impastare il tutto per circa 5-10 minuti finché non ottengo un panetto bello omogeneo. Poi vado a coprirlo con la pellicola trasparente e lascio riposare la mia pasta frolla in frigorifero per almeno 15-20 minuti. E poi arriva la parte più divertente, dove andiamo a preparare i nostri biscotti. Ho deciso di farli quasi tutti con questa forma, quindi ho scelto lo stampino a forma di omino, pan di zenzero e poi anche delle stelle. Ho steso l'impasto lasciandolo alto circa 3-4 mm, quindi non troppo sottile, altrimenti poi in forno bruceranno. E poi vado ad infornare a 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo vado a preparare la mia ghiaccia reale, quindi vado a montare il tuorlo con le fruste, poi vado ad aggiungere lo zucchero a velo precedentemente setacciato, vado ad amalgamare il tutto finché non ottengo un composto bello denso, vado poi a mettere tutto nella sac à poche e arriva poi il mio momento preferito, ovvero la decorazione. Sono andata a fare il sorriso, gli occhietti, poi ho fatto queste decorazioni che non sono proprio perfette, però mi diverto molto a decorare i biscotti. Ho messo anche i bottoncini, li trovo molto simpatici e più belli se sono decorati. A volte mi capita di farli senza decorarli, però decorati sono tutta un'altra cosa. Se provate a farli, mi raccomando, fatemi sapere come vi sono usciti, magari anche taggandomi su Instagram. Secondo me sono perfetti anche da aggiungere al regalo di Natale in un sacchettino a parte. Si fa un bellissimo pensiero, super goloso tra l'altro. Un'altra ricetta che voglio proporvi sono delle mug cake, dei tortini preparati in tazza. Vi serviranno soltanto 40 g di farina, 40 g di zucchero, un cucchiaio di cacao, poi vado ad aggiungere un po' di cioccolato fondente sciolto precedentemente, vado ad occhio, non c'è una dose precisa, aggiungo anche un uovo intero e poi 4 cucchiai di olio di semi e 4 cucchiai di latte, latte intero, latte scremato come preferite. Vado poi a mescolare tutti gli ingredienti insieme e voilà, il nostro tortino e la nostra mug cake al cioccolato è pronta. Se volete poi dargli un sapore ancora più gustoso, potete aggiungere, come ho fatto io, due caramelle al caramello all'interno del tortino. Poi vado a cuocere in microonde per 2 minuti e il tortino al cioccolato con ripieno di caramello è pronto. Ragazzi, è buonissimo, è super morbido, si prepara veramente in pochissimi minuti. Quindi se avete gente a cena e non avete preparato un dolce, secondo me questa è un'alternativa perfetta. Un'altra opzione che vi propongo è sempre la stessa, quindi gli ingredienti sono sempre gli stessi, però sono andata ad aggiungere un cucchiaio di Nutella e anche questo è buonissimo, forse ancora più buono del caramello. Ho aggiunto un cucchiaio di Nutella mentre impastavo e poi sono andata a mettere un cucchiaio di Nutella anche alla fine prima di infornare, un cucchiaino. È sicuramente un tortino molto calorico, però dai, possiamo concedercelo specialmente sotto le feste. E l'ultima opzione che vi propongo, sempre mug cake, è di utilizzare sempre gli stessi ingredienti, quindi sempre la farina, lo zucchero, l'uovo, 4 cucchiai di olio di semi e 4 cucchiai di latte, però poi vado ad aggiungere in questo caso anche dei pezzettini di cioccolato bianco con i cereali. Avevo una barretta al cioccolato bianco e cereali e ho deciso di metterla all'interno e anche questa variante è buonissima. Come sempre vado a cuocere in microonde per 2 minuti e voilà, il tortino al cioccolato con scaglie di cioccolato bianco è pronto. Io niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacione, vi auguro buone feste, noi ci vediamo alla prossima, ciao!